Tiberin i visitatori stranieri arrivano con la scorta. Attraversano gole e montagne per raggiungere quello che rimane un giardino tra i monti dell'Atlas. Il suo nome sarà per sempre legato al destino dei monaci trappisti che l'hanno amato, abitato e infine irrigato con il loro sangue. È ancora una fortezza, oggi assediata dal silenzio e dai ricordi. Le sue mura alte sfidano il sole e il vento, gli alberi accarezzano con la propria ombra i chiostri. La campana, che unica aveva il privilegio di risuonare in terra algerina dopo l'indipendenza, oggi non scandisce più le giornate, è muta. Il tempo sembra essersi fermato a quella notte di primavera nel 96, quando i monaci furono strappati al mondo buono e profetico che avevano con umiltà costruito e conservato. Mohamed era un ragazzo, suo padre faceva il giardiniere nel monastero e ricorda il giorno in cui Tiberin si è svegliata sola. Lo shock, le lacrime delle donne, l'attesa e poi il dolore lacerante. Oggi si può piangere sulle tombe di Christian de Chergé e dei suoi compagni. Sono ancora vicini, sempre comunità nel cuore dell'Algeria, segno incorrotto di fedeltà e amicizia. Quello che è stato più importante per la gente di Tiberin, quello che li ha colpiti, è stata la presenza di Freluc, il fratello medico, una persona che era presente sul posto come qualcuno che li accoglieva, non soltanto li visitava, e questo era certamente importante per curarli, ma soprattutto li ascoltava. Quindi, malgrado fossero davvero tanti quelli che andavano a cercarlo, lui prendeva il tempo per ascoltare ognuno di loro, oltre a fare una diagnosi e curarli. C'era questo concetto dell'ascolto che poi ritroviamo in tutti quegli altri monaci, il fratel Christophe con i suoi lavori di giardinaggio o fratel Paul con la foresteria. Loro sapevano ascoltare, prendevano il tempo per l'ascolto. Gli attrezzi sono sospesi, l'acqua della sorgente continua a scorrere, ma i chiostri rimangono silenziosi in attesa. Il dispensario dove Freluc curava centinaia di persone al giorno è vuoto, come le celle, la sala del capitolo dove presero la decisione di restare, di non abbandonare i fratelli musulmani, nonostante la violenza iniziasse ad assediare il loro mondo. Qualche abitante di Tiberin lavora ancora nei campi coltivati da padre Christophe e nelle chiacchiere davanti al caffè tornano i ricordi dei giorni semplici vissuti in pienezza incarnando il Vangelo della Visitazione. Questo della Visitazione era un testo, un messaggio molto importante per fratel Christian de Chergé per entrare maggiormente in relazione con i musulmani, perché lui vedeva in Maria che andava a visitare sua cugina e si poneva molte domande. Lui vedeva, dicevo, una donna che va a trovare un'altra persona, che le permette, che si riveli quello che Dio le ha dato. Ed è in questo saluto di Maria a sua cugina Elisabetta per Christian de Chergé che si spiega la relazione che ti permette di vedere la luce che c'è nell'altro. In ogni persona che incontro, io visito, trovo qualcuno che mi può aiutare a sentire, a costruire una relazione più profonda. La capacità di vedere nell'altro il fratello, il dono, ha permesso ai monaci di costruire ponti con l'Islam. Oggi, ad accogliere gli oltre 200 musulmani che ogni settimana visitano il monastero, affascinati e grati per le vite dei monaci, c'è la comunità Chamin Nouf, esperienza carismatica francese che 2 anni fa è tornata a far respirare Tiberin, raccogliendo la vocazione al dialogo e alla contemplazione dei monaci cistercensi. 4 persone hanno accettato di raccogliere l'eredità dei monaci trappisti, innervandosi nel loro sogno di fratellanza. Pregano e si prendono cura del monastero, strappando gli spazi alla rovina e all'abbandono. Vivono in povertà, mantenendosi come i monaci con i prodotti della terra, lasciando aperto il luogo dove la speranza ha sempre abitato insieme all'amore. Adesso nei nostri tempi non è così evidente, è difficile prendere delle decisioni forti. Noi vogliamo prendere delle decisioni, ma dopo aver lasciato la porta semiaperta per avere la possibilità di tirarci indietro se qualcosa non va come dovrebbe. Il messaggio dei monaci ci dice al contrario che ci sono dei valori, c'è qualcuno, Gesù, il Vangelo, qualcosa e qualcuno per cui vale la pena dare la vita in modo definitivo, chiudendo questa porta dietro di noi. Questo messaggio è rimasto per chiunque vuole venire qui e riflettere e meditare sulla vita dei monaci. Nel chiostro l'albero di Luc, il monaco dottore amatissimo dagli abitanti di Tiberin, continua a donare frutti.